La mostra di Orazio Borgianni, che è in corso in questo momento a Palazzo Barberini, alla Galleria Nazionale d'Arte Antica, è la prima mostra che viene dedicata a questo grande artista, un personaggio molto importante della Roma del primo Seicento, colui che elaborò un linguaggio estremamente particolare, una sorta di naturalismo alternativo rispetto a quello di Caravaggio, che era suo contemporaneo a Roma in quegli anni. Un naturalismo che affonda le sue radici nel Cinquecento, perché la cultura cinquecentesca emiliana e veneta ha una grande importanza nella formazione di Borgianni, unita anche all'esperienza col greco che lui ebbe in Spagna fino al 1605, quando tornò a Roma, dopo appunto 7 anni di soggiorno spagnolo. E rimase anche chiaramente in rapporto con il movimento caravaggesco che in quel momento appunto prendeva spazio a Roma. Questo linguaggio particolare, questo naturalismo avrà una grandissima importanza su una serie di artisti che sono tutti documentati in mostra e che li influenzerà fecondamente, da Serodine a Simone Vouet, a Vignon, a Lanfranco. La mostra si compone quindi di 18 dipinti della fase romana di Borgianni, che va dal 1605 al 1616, sono appunto 18 capolavori di questa sua fase romana, più 17 dipinti che documentano, come dicevo, l'influenza che lui ha avuto sui pittori come Simone Vouet e Serodine. La mostra è accompagnata da un catalogo che è pubblicato da Schira, che è composto di un saggio di ricostruzione del pittore che è scritto da chi vi parla, più altri due saggi, il primo di Iuri Primarosa, che si occupa del Borgianni intellettuale, e di amico anche di intellettuali, e un altro saggio più ellittico fatto da Daniela Brogi, che si occupa invece del rapporto che ci fu fra Pasolini e Borgianni, fra la scena finale di Mamma Roma e il Cristo morto della Fondazione Longhi.